Ragazzi, buon godo day e benvenuti nel prologo, se così possiamo dire, della nuova serie che ci sarà dopo Poppy Playtime. Niente proprio di meno che Elden Ring. Però come vedrete lo renderò un po' godoversico, ora vi spiegherò tutto. Prima cosa devo alzare il volume perché ho registrato cose. Io non so quando vedrete questo video, perché come avrete visto Poppy Playtime capitolo 2 è finito. E io vi avevo accennato nel video degli award che avrei iniziato Elden Ring. Ora, quello che però diciamo mi fa sviare dall'iniziare prima Elden Ring è il fatto del terzo capitolo di Poppy Playtime. Questo perché? Perché prima il capitolo di Poppy Playtime doveva uscire a fine dicembre. Quindi io già avevo preso in considerazione che avremmo fatto prima il capitolo 3, così Poppy Playtime per un po' è finito e andiamo a Elden Ring. Poi però hanno annunciato che non sarebbe più uscito a fine dicembre, ma durante il primo mese del 2024. Quindi ho detto nel dubbio, sapete che vi dico, registro il prologo della serie del The Ring. Poi, se il capitolo 3 viene annunciato, allora voi intanto questo lo vedrete poco prima di iniziare il terzo capitolo e lo teniamo là e poi inizieremo questa serie. Se poi il capitolo 3 viene mandato ancora più avanti a aprile, faremo il The Ring e poi faremo il terzo capitolo a aprile. Comunque, se la combattono è il The Ring e poi ci sarà pure il DLC del The Ring quando mai uscirà e il terzo capitolo di Poppy Playtime, questo per farvi capire. Però arriviamo alla ciccia, io sono molto in hype ed è tardissimo, io sto leggendo questo tardissimo, pure poco tempo, ma il video d'oggi non dovrebbe essere tanto lungo perché appunto è più una cosa godosa così. Partiamo dalla base, io Elden Ring l'ho finito, l'ho platinato, l'ho giocato tutto su PS4, lo conosco abbastanza bene, come vi accennavo nei video precedenti, io ho giocato Elden Ring per più o meno, appena uscito per 6 mesi, come un drogato, e poi l'ho droppato di colpo. Quindi non tocco Elden Ring da un anno e passa, più o meno. Ad esempio, quando uscì l'aggiornamento del Colosseo, io non l'ho proprio aperto Elden Ring, no? Perché mi aveva stancato. Purtroppo Elden Ring è uno di quei giochi della franchigia che mi è piaciuto da morire, e anche quello che paradossalmente ho abbandonato prima. Vi faccio un esempio, Dark Souls 3 l'ho continuato a giocare tantissimo, Sekiro, vabbè, lasciamo perdere, Bloodborne, lasciamo perdere. Ad esempio Sekiro, anche quando l'avevo platinato, ogni tanto mi rifacevo una run, perché era, beh no, ta-ta-ta-ta. Oppure su Bloodborne, ogni tanto qualche chalice, no? Invece Elden Ring l'ho droppato e magari doveva andare così perché poco dopo io ho aperto il canale YouTube. Io il canale YouTube l'ho aperto a novembre 2022 e io Elden Ring l'avevo droppato a ottobre. Quindi magari è anche stato il fatto del canale perché poi mi sono messo a fare i video e quindi Elden Ring diciamo che l'ho abbandonato. Un minimo so dell'aggiornamento gratuito del Colosseo, so che deve uscire un DLC. Un po' mi sono aggiornato, però certo ogni bilanciamento non me lo sono stato a leggere. Io PvP l'ho fatto in quei 6 mesi e poi boom, via. Quindi ho più voglia di giocare adesso Elden Ring e quando ho fatto tutte le rampe e platinarlo. Più che altro adesso siamo su PC! E piccola chicca, questo è il primo gioco della From che io gioco su PC dal primo Dark Souls, perché poi io tutti gli altri li gioco su console. Perché io prima ero un PC gamer, giocavo molto a World of Warcraft e poi quando ho smesso di giocare a WoW come giocavo quando ero più giovine, anche se fa ridere di sta cosa, sono passato alle console e adesso che ho potuto investire in un PC decente sono finalmente tornato a essere un PC gamer che mi mancava veramente tanto. Quindi questo sarà il primo episodio, lo giocheremo mouse e tastiera, quindi sarà un delirio perché io non ho idea dei tasti quali siano. Probabilmente mi vedrete fare delle gaffe incredibili, però voglio che il prologo lo chiamerò mouse e tastiera questo episodio. Giustamente voi vi starete chiedendo che intendi Elden Ring in maniera godoversica? Semplice. Io ho in mente di fare una run godoversica, che vuol dire che il personaggio che noi creeremo sarà una versione di Elden Ring di uno dei personaggi del Godoverse che lentamente state cominciando, spero, ad amare. E il primo ovviamente sarà Sus. Quindi adesso noi chiederemo a Sus come vuole il suo personaggio, quindi come lo vuole fisicamente, abilità, armi, il suo obiettivo, qualcosa di specifico di questo personaggio, e noi affronteremo con lui, che sarà sempre qui vicino a me, voi non lo vedete ma sta qui sotto, sta già ridendo con la sua linguetta, e affronteremo questa run, la Sus run. Poi sì, poi questa cosa dovesse andare bene, ne faremo una con Scheletro, una con Udino e una con Grankowski, ognuno ovviamente sarà un personaggio diverso. Ok, fin quando non arriveremo al DLC, poi magari giocheremo al DLC e poi chi lo sa, magari poi in futuro ne farò altro. Però intanto la faremo con Sus e Sus sarà il personaggio che ci porteremo per tutto il DLC di Elden Ring. Adesso chiediamo a Sus come vuole il personaggio. Deo, il vostro Sus è pronto, che vuoi, cameraman Joel o come ti chiami? Allora, Sus, hai capito tutto il discorso che ho fatto? Più o meno. Dobbiamo creare il tuo alter ego Sus su Elden Ring. Come vuoi questo personaggio? Forza! Allora, fammi pensare. Allora, il vostro Sus sa già il suo obiettivo del personaggio. Ecco,
Ok, qual è l'obiettivo del personaggio? Allora, l'obiettivo del personaggio è arrivare a Malenia. Ecco, il tuo personaggio ha come obiettivo che vuole arrivare a Malenia. Esatto, è diciamo un fan accanito di Malenia, ecco. E vorrebbe fare cose, ecco. Va bene, ok. È un obiettivo abbastanza peculiare, quindi non ti interessa l'Elden Ring, no, tutte queste cose. No, voglio leccare Malenia. Va bene, ok, sus. Com'è d'aspetto, dai? Allora, lo voglio con i capelli rossi, perché tanti capelli non ce l'ho. Almeno questo ce l'ha, quindi lo voglio con i capelli rossi, lunghi. E poi lo voglio con la barba rossa. Tutto rosso lo vuoi? Sì, sì, come Malenia, mamma mia. Va bene, ok. Qualche abilità, qualche cosa. Dato che io sono molto sius e mi piace essere puntiglioso, un po' birbante, mi piace punzecchiare. E voglio che la mia arma siano cose lunghe come il vostro, sius. Il personaggio che usa lance. Esatto, cose lunghe e pesanti, Deo. Ok, quindi lance, va bene. Vuoi che ha qualche abilità, magia? No, 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 io sono caloroso. Voglio le piromanzie, sius. Ok, quindi piromante pure, va bene, ok. Qualche altro fetish strano? Che si comporta sempre bene con le signorine. E che gli piacciono i piedini. Ok, va bene. Allora, creo il personaggio e poi mi dici se ti piace. Camera, non vedi non fare cavolate, altrimenti lo dico a sua maestà e ti picchia. Ok, ok, va bene. Lo avete sentito, eh? Nuova partita. Allora, lui vuole che usiamo più o meno sempre lance, quindi alabarde, queste cose qui. Ora, io non tocco il Elden Ring da veramente un botto. Quindi io non mi ricordo le statistiche delle armi. Ah, questo ce l'ha. Ah, ok, il cavaliere ci aveva. Ah, ok, ok, ok. Quindi questo potrebbe essere la soluzione giusta. Vada di cavaliere errante. Io lo chiamerei Sus Verse. Ok, Sus Verse mi sembra un nome abbastanza pittoresco. Sus perché Sus e Verse perché Godoverse. Corporatura. Conoscendo Sus lo vuole atletico. Giovane. Ah, ecco, questo non me l'ha detto se lo vuole giovane, adulto o anziano. Facciamo adulto. Ricordo. Allora, su queste cose diciamo che Sus, figuratevi se Sus si può importare queste cose. Io andrei forse col seme dorato. Beh, dai, Cameron, ti sei impegnato e... Sì, è giovane, voce giovane, tutto giovane. Vabbè, Cameron, devo dire che... vabbè, gli hai fatti i capelli rossi, come ti ho detto io, tutto muscoloso. Mi piace, sembra fatto di pietra, come il vostro Sus, anche se sono di terra. Però vabbè, ci siamo capiti. C'ha un grande... Sus, ti prego. Ok, va bene. E mi piace, i capelli rossi, muscoloso. Sì, 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 è il vostro Sus, però come l'hai chiamato? Sus Verse. C'ha la testa grande? E non solo quella. Ah, allora va bene, Cameron. Forza, forza, voglio vedere come distruggi il tutorial. A Sus piace. Sembra la versione del meme del Giga Chad, però rosso, quindi è un Giga Chad rosso. In fondo Sus lo vuole così. Ricordiamoci, sarà piromante, userà armi lunghe, quindi alabarde, spia, quella del cavaliere, quella che sembra una trivella, vabbè, la lancia arborea, ecco, quella mi piacerebbe dargli a Sus. E il suo obiettivo finale, quindi il suo finale, sarà incontrare Malenia, perché vuole fare cose. E lasciamo perdere. Io direi di fare almeno un tutorial, quindi direi di concluderlo. Assolutamente sì. Concludi. Sus Verse sta per arrivare. Vediamo che succede. Rivediamoci la intro, non la vedo da talmente tanto tempo, dai. L'obiettivo di oggi comunque è finire il tutorial mouse e tastiera e arrivare al primo palo. Sus versa nell'interno. Now, Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knight, Godwin.
Aureo. Godwin the Golden was first to perish. Piacciami l'artwork di questa cosa, è incredibile. Piace da morire. Marika's offspring, demigods all, claimed the shards. The mad taint of their newfound strength. La scena, DLC like. Questa forse è la mia immagine più felice di tutto quanto. A war from which no lord arose. Non mi aspettavo questa cosa. A war leading to abandonment by the greater will. Radan, uno dei boss purtroppo che è stato massacrato con gli aggiornamenti. Io mi ricordo quando sconfissi Radan era un toro. Poi lo aggiornarono una pipa. You're dead. Who yet lives? Ma tra cui dice moriremo, eh. Speaks to us all. Però vi giuro, c'ho una voglia di giocare Elden Ring. Sai che non lo tocco da veramente tanto tempo. Or alone, chieftain of the Badlands. Veramente spettacolo. You ever brilliant Gorgmask. Fear the deathbed companion. Questa è la compagna di Sus. The loathsome dung eater. And Sir Gideon of here. The all-knowing. E poi, eccolo, ecco, è Sus, sei tu questo, eh? And one other, whom grace would again bless. Che bello. A tarnished of no renown. Spero vi piaccia, ragazzi, l'idea di per rifare questa serie del The Ring. Spero vi piaccia. Cross the fog to the lands between them. Piacetti sul cuore della barba, bellissimo. To stand before the Elden Ring. Spettacolo. Perché ragazzi, non è che quando ho detto che l'ho droppato non mi è piaciuto il Dream, mi è piaciuto da morire. Però paradossalmente è quello che poi è venuto a meno voglia di giocare. Elden Ring credo sia stato il gioco From che io in assoluto ho giocato nella mie condizioni peggiori. Era un periodo complicato, quindi io non me lo sono goduto per niente. Quindi anzi che l'ho giocato per tutti quei mesi. E poi sono successe un sacco di cose, ragazzi. La vita è imprevedibile e mi chiedevate al me di quasi 2 anni fa, ti saresti visto dopo 2 anni con 20 kg di meno, con un ufficio, su un canale YouTube dove fai vedere come la tua trasformazione fisica, fai gameplay, fai video con personaggi assurdi, probabilmente il mio vecchio me vi avrebbe riso in faccia. E voi non avete idea di quanto sono felice di aver fatto tutte queste cose, quindi. Allora, siamo mouse e tastiera. Voglio soffrire, perché io non so età. Ah, perfetto. Come si farà a fare un roll qui? Ah, ovviamente siamo in Fatroll. Ah, allora, inventario. Oh, ok. Come faccio a fare... Ok, equipaggiamento. Vabbè, sì. Ah, giustamente rifà tutte le cose. Allora, io mi leverei un attimo. Rimuovi. Ok. Siamo bellissimi. Ok, perfetto. Ok, mamma mia. Ok, un po' slow, però, raga, va bene tutto. Tanto la luminosità, mio Dio. Luminosità, aiuto? Aiuto? Dov'è la luminosità? Regola luminosità. Io non vedo niente. Facciamo 8. Ok, già meglio. Ok. Ah, ok. Se tengo premuto sbarra mi flasha. Ok, va bene, va bene. Ok, allora. Vabbè, questo. Tanta roba, eh. Comunque, noi siamo qui. Noi dobbiamo entrare nel vissuto di Sus. Noi siamo un fan di Malenia. A cui non frega assolutamente niente di niente. Noi ci interessa diventare forti e arrivare a Malenia perché Sus vuole fare cose con Malenia, vero Sus? Vabbè, tranquilli che il Sus vero sta qui vicino a me, ogni tanto sicuramente avrà cose da dire, infatti mi sta guardando male. Vabbè, qui ragazzi moriremo male perché figuratevi se riesco a battere questo coso. Per carità, il gioco ce lo godremo, non vorrei lasciare niente, quindi ci faremo, almeno la prima run ce la facciamo tranquilli, cioè voglio di riesplorare, ripeto, è talmente tanto che non gioco al The Ring, lo voglio fare volentieri, poi ripeto, questo personaggio lo porteremo nel DLC, quindi insomma. Allora, pronti a vedere come il nostro Sus farà la sua prima morte? Perché... come si fa l'attacco caricato? Vabbè, ragazzi, moriremo male, perché... Allora, dai, un attacco glielo vuoi fare, dai. Non so
so neanche come si mette il target. Vabbè, ma tanto dobbiamo morire, forse è pure inutile che lo combatto veramente sto coso. Come si mette il target? Ok, cucu! Ah beh, siamo morti. Dai, su, ammazzami su. Perfetto. Non ci ho neanche provato. Cameraman, vero Sus l'avrebbe sconfitto quel coso? Sì, ho capito Sus, a parte il fatto che c'è la cinematic. Però tu sei più forte a giocare, evidentemente. Vabbè, lasciamo perdere, va. Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all. Buongiorno. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Ok, allora, normalmente io questa cosa la skipperei, ma visto le condizioni pietose, c'era questa cosa c'era il cartello che ti diceva se cadi giù c'è il tutorial? Sapete che non me lo ricordo, non me lo ricordo mai nella vita, vabbè, allora, normalmente questa cosa andrebbe skippata, però vabbè. Tu avevi qualcosa di simpatico da dire? Protezione sul medico, non conoscenza. Ah, ritrovo l'arte della guerra. Ah beh, ti fa capire che c'è il tutorial. Vabbè, ok, andiamo. Oh, siamo già mezzi morti. R, uso oggetto e cambio oggetto. Ah, vedi? Ok, va bene, fino a qua ci potevamo arrivare. Giusto, abbiamo preso il semino, quindi abbiamo un'ampolla in più. Nice. Ok, abbiamo un'ampolla in più, però. Nice. Allora, forza Sus, fagli vedere di che cosa sei capace, vai. Q. Ok, vabbè, fino a qua. Questo. Fino a qua possiamo andare. Fino alla corsa e l'attacco con la corsa lo possiamo fare. Allora, difesa fino a qua. Per incredibile. Ah no, giusto, non possiamo fare per giusto. Allora. Come vedete, siamo pronti per affrontare Malenia. Capriola, passo indietro. Vabbè, Capriola. Buono. Passo indietro e la roba. Vabbè, si rolla, vabbè, anche fino a qua. Io visto? Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Come si salta? Ah, ecco, F. Va bene, ok. Scatto, lo scatto l'avevo intuito. Ok. E ok. Ok, abbiamo preso un po' di foglioline spicy. Che poi sono rosse come il vostro Sus. Ah, giusto. Buongiorno. Cambia armamento mano destra. Ah, ok, farò un sacco di volte A, ragazzi, tranquilli. Oddio, come ha detto... No. Scusami, fratello, inventario. Volevo, non mi ricordo come diavolo si mette l'arma a due mani, mannaggia a me. Ah, e più tasto, mannaggia me. Oh, mamma mia. Mamma mia. Non me lo ricordavo mai nella vita, va bene. Eccolo qua, questa è l'arma del vostro Sus. Ok, Q. Oh, buono. Vabbè, diciamo che sono stato abbastanza fortunato. No. Oh. Ok, fratello, mi piace, ma la tua fine è giusta. CTRL abilità? Vabbè, ma non credo che questo affare ci abbia l'abilità. Ragazzi, sono messo peggio del previsto. Io non mi ricordavo mai nella vita che questo affare ci aveva questa cosa qui. Non me lo ricordavo. Ragazzi, io vi giuro che l'ho finito il Ring, l'ho platinato. Adesso non. Ma perché io mi ricordavo? Ah, ma quelli erano gli effetti passivi. Quindi io non ho visto. Dai, mamma mia. Ok, X. Ragazzi, se un giorno arriverò mai a fare PvP sarà divertente. Va bene. Vabbè, colpo critico possiamo. No! Forza. Vabbè. Non era il momento di fare il backstab. Qui c'è la boss fight, c'è Manus adesso. Come si fa l'attacco in salto a proposito? Ecco appunto. Shift. Capito.
Shift più tasto destro caricato. Ah, ma perché devo... Ok. Oh, godo. Ok, ragazzi. La prima prova del vostro sus. Ok. No, dai, sto... Volevo finirlo con un attacco in salto, però facciamo che va bene così, no? Facciamo che va bene così. Facciamo che va bene così. Lo volevo ammazzare con un attacco in salto, non fa niente. Va bene così, ragazzi. Una giocata, forza, vabbè. Altro che forza, non... Va bene. Va bene così, raga, non me la sentivo di fare cose, perché insomma, se morivo contro quello, Sussa veramente mi mangiava. Veramente, non era la cosa da fare. Fidatevi che ho fatto bene. Ok, va bene, qui, vabbè, ci torneremo in futuro. Lo sto giocando offline perché, insomma, vorrei evitare di fare, insomma, figuracce in PvP. Insomma, non sono nelle condizioni di fare PvP, mettiamola così. Quindi lo giocheremo offline. Un giorno magari potrei fare PvP, però insomma per adesso insomma non me la sento, diciamo che non me la sento. Mettetevi un attimo nei panni del vostro susso, mi direbbe. Qui c'è una delle cose più belle del The Ring. Ah, ragazzi, che spettacolo. E la cosa bella, a parte il fatto che giocare a LoL da PC, mamma mia, io l'ho giocato su PS4, ragazzi. Io gioco a tuttora Genshin Impact su PS4, perché la PS5, diciamo, non è nella mia portata adesso la PS5, però giocare al The Ring su PC serio è incredibile, ve lo posso già dire. Io non credo che la PS4 mi caricasse tutto, mi sa che arrivava fino al castello, ma tutto quello dietro non lo vedevo. A parte il lag, poi vabbè, lasciamo per... Genshin Impact con lag è incredibile. Mancava un po' se vuoi, credo. Va bene. Allora, io non so se arriverà a torre a questo punto. Dai, facciamoci una chiacchierata con Varre. Ovviamente non uccideremo perché è inutile. Lo stavo per colpire, meno male che ho premuto. Tarnish, are we? Come to the lands between for the Elden Ring? Of course you have. Unfortunately for you. Adesso ci dai consigli. Oh, meno male che c'è una speranza anche per uno come me. Are you familiar with Grace? Grace. Lo so. Tanto quella cosa l'ho scoperta a fortuna, la mia prima run. Ok, grazie, tu non senti lo scherzo. Va, fino qua tutto, insomma, penso lo conoscete. Eccoci qua, Grand Tempest. Godric. It's time you set Castle Storm. If you seek the... It's time for castle if you... Va bene, vabbè, un giorno avrò la tua maschera, così tanto per fargli capire chi comanda. Mi sa che, vabbè, ovviamente quel tizio, la sentinella arborea, si chiama sentinella arborea, non me lo ricordo, non veramente, cerchiamo di... Come ho fatto? Raccogliamo un pochino di cose, giusto per far vedere che siamo bravi. Facciamo un attacco in salto incredibile, posso sus! Mamma mia, ragazzi. È Elden Ring, veramente, Elden Ring. Posso dire che mi mancava fare un po' il... giocare un po' al The Ring, posso dirlo? Ok. Poi un giorno mi piacerebbe giocare anche le mod non l'ho mai giocate in nessun Souls. Le mod mi piacerebbe giocarle, quando ci riprendono la mano, per adesso è il futuro quello. Però qualche mod su Elden Ring, ci ripiglio la mano. Ok, qui tutto a posto, qui c'è il nostro amico Babbo Natale, che quando la prima volta che l'ho visto ho detto sembrava Babbo Natale, effettivamente sembra Babbo Natale. Il nostro mercante incredibile.
Facciamoci una chiacchierata anche con lui. You're a tarnish, but I can also let your locks after my throat. Then why not purchase? I am Kale. Kale. A veil. Da lui ci serve. Oh, buono. Sinceramente, dovevamo comparare la creazione oggetti, questo sicuro. E non mi sa che compro la torcia, perché il resto. Compriamo la torcia. Va bene così. Va bene così. Guarda caro. Lo so che fine hanno fatto. La follia. The shattering of the Elden Ring is only tarnished like yourself. Let's say you're a very well. Goodbye. Ok. Sì, ok, però non mi fare queste cose. Ho il terrore di colpire gli NPC, quindi. Ok. Vabbè, poi ragazzi, ovviamente questa è la prima run, quindi gli episodi vi farò vedere le cose più importanti, poi. Se questa serie la continuerò anche con altre run, quindi con altri personaggi del Godverse, come ad esempio Scheletro, oppure cose strane, e vi salterò parecchio, ve lo dico, insomma, vi salterò proprio le cose, metterò le cose più importanti. Io non so se fermarmi lì o andare da Torrent. Vabbè, dai, arriviamo da Torrent, dai. Vabbè, dovevo andare così. Eccoci qua. Ma piove sempre. Ed eccoci arrivati. Mazza che addominali scolpiti che c'è. I offer you an accord. From beyond the fog, I am Melina. Offer a call. Su, Sagamo. Lasciate vedere quello che sta facendo. I offer you an accord. Sembrava una mano scheletra, lo diceva sull'occhio. Have you heard of the finger maidens? They serve the two fingers. Two fingers. Offering guidance. But you. I am lo so. I can play the role of maiden, turning runes into strength. Vi giuro, ho avuto un attimo il flash di Dark Souls 2 quando c'era il sick less. Vabbè. Che succedeva se gli dicevo di no? Vabbè, non me lo ricordo. Ah, I bequeath. Eccolo Torrent. Sprite alla torre. Use it. It will summon a spectral steed. Non so, spero che Torrent abbia rispetto anche per tutto quello che questo Sus farà. Nuovo livello, ovviamente. Non abbiamo niente, ovviamente. Scusa, ti ho fatto pure mettere. Vabbè, ok, penso possa bastare. Eccoci qua. Come X per smontare? Come faccio a rimuovere questo? R. Ok, perfetto. Ok, mi ritengo solo di X si smonta. Ah, ma è il futuro, ragazzi. Io spero che questo prologo di quello che sarà la nostra prima avventura su Elden Ring, e probabilmente quella che ci porterà al DLC, quando uscirà il DLC, vi possa essere minimamente piaciuta. Io mi sono divertito un mondo, vi fa piacere giocare a Elden Ring dopo tanto tempo, spero insomma di intrattenervi. Elden Ring lo conoscerete bene, figurate, probabilmente lo conoscerete bene, meglio di me lo conoscete, quindi spero di intrattenervi un pochino con queste scorribande di Sus nell'interregno, e poi se ci saranno in futuro altri personaggi, chi lo sa. Ragazzi, io vi ringrazio, che godo sia con voi, volete mettere il godo con la grazia, vabbè, alla prossima.